Benvenuti cari amici mobilewest.it, siamo in compagnia del nuovo K5, dovrebbe arrivare anche in Italia, notizia molto interessante, a un prezzo di 199 euro, potrebbe essere uno dei primi smartphone di Lenovo commercializzati anche nel nostro paese. Abbiamo un display a 5 pollici full HD IPS 13 megapixel. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore ci andiamo a vedere subito, eccola qua con flash LED. Come potete vedere è un dispositivo totalmente realizzato in metallo, scocca unica, 5 megapixel per la fotocamera frontale, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, 2750 mAh la batteria. A bordo troviamo Android Lollipop con il processore di Qualcomm Octa-Core da 1.5 GHz, l'MSM 8939. Andiamo a vedere le informazioni, device information, Android 5 version 5.1.1, quindi abbiamo Lollipop a bordo, non ancora Marshmallow, sicuramente arriverà, chiederemo magari qualche informazione, non volevo andare qui. Volevo andare in display, possiamo splittare, possiamo fare le cose classiche, screen effetti, wallpaper. Poi lo storage, molto importante, andiamo a vedere che in realtà lo spazio che viene fornito è 16, ma il sistema ne prende 5, quindi sono 11 i giga effettivi. Per il resto direi cose classiche, non ci sono tante altre cose da vedere. Vediamoci allora un po' il software di Lenovo, che magari è poco conosciuto in Italia, con Marshmallow. Andiamo a scrivere un messaggio, classica tastiera di Android Lollipop, scusatemi, non Marshmallow, dicevo, quindi classica tastiera di Android Lollipop. Vediamo un po' di andare a vedere se è attivo internet, ma non mi sembra. Proviamo a scrivere qualcosa, mi sembra che sia offline il telefono, infatti siamo offline quindi non posso fare vedere Chrome. Per il resto classiche app di Chrome, il dialer, i contatti, direi cose abbastanza classiche. Qui le varie impostazioni, i vari tools, ecco, di Lenovo. Qui la cartella social, volevo far vedere anche un attimino la camera, un secondo, ecco qua. Direi allora che è tutto per il K5, ci rivedremo poi sicuramente con la recensione del prodotto non appena sarà disponibile in Italia.